Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. L'Alessandria Calcio non va oltre lo 0-0 sul campo della Pistoiese e non riesce così a ritrovare quei tre punti in trasferta che mancano ormai da novembre. Mister Braglia sceglie il consueto 4-4-2 lanciando Nava e Manfrin come terzini al posto dell'indisponibile Celiac e dello squalificato Barlocco. Dopo due minuti gli ospiti sono già costretti anche al primo cambio con Piana che deve lasciare spazio al piccolo per un problema muscolare. La prima occasione per i grigi che al 12esimo vanno al tiro da fuori con Fischnaller, ma Feola respinge in tuffo. Al 20esimo ancora pericolosi Mandroni con Bocalon che dal limite calcia a giro. Il portiere respinge e Marras sulla ribattuta è impreciso con il destro calciando abbondantemente a lato da ottima posizione. Al 24esimo ci prova Manfrin dalla grande distanza con il mancino, ma Feola è ancora attento a deviare in angolo. L'arrembaggio della capolista prosegue al 26esimo quando Bocalon fa da sponda per Marras che si inserisce e calcia di sinistro, ma il portiere toscano è ancora bravo a salvare i suoi in tuffo. Nuovo brivido per la difesa locale tre minuti dopo quando Marras, sulla destra, sbaglia il cross che si trasforma però in un tiro e centra la traversa prima di terminare la corsa sul fondo. Al 44esimo è Branca a provarci con un insidioso tiro a giro dal limite sul quale Feola si distende ma non trattiene. Sulla ribattuta però Gonzales centra ancora l'estremo difensore. In pieno recupero gli arancioni battono una punizione con Bellazzini che trova l'incornata di Colombini il quale mette dentro ma l'arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione del guardialinea. Il replay mostra però come in offside probabilmente ci fosse Capitan Colombo e non il colpitore di testa finale. Termina così a reti bianche una prima frazione meglio giocata dagli alessandrini ai quali è mancato però il guizzo vincente. La ripresa, condizionata da un campo reso molto pesante dalla pioggia incessante, regala poche emozioni. Bisogna aspettare addirittura l'82esimo per vedere una giocata degna di nota quando Iocolano, entrato dalla panchina, inventa per Manfrin che sfugge alla marcatura del terzino, ma il suo pallonetto sul portiere in uscita è impreciso e termina sull'esterno della rete. In pieno recupero l'ultima chance è ancora per i piemontesi con Marras che mette dentro un cross tagliato dalla destra sul quale Feola in uscita respinge anticipando il possibile intervento di Iocolano. Finisce dunque 0-0 il match con l'Alessandria Calcio che non riesce a guarire il proprio mal di trasferta. Il vantaggio sulla Cremonese si accorcia a 4 lunghezze e sabato al Mocagatta contro l'Olbia il ritorno al successo è d'obbligo per scacciare via i fantasmi della rimonta grigiorossa. Primo pareggio in campionato per la Juventus, ad Udine comunque un piccolo passo verso il sesto scudetto consecutivo, più 8 punti sulla Roma. Max Allegri ribadisce la soddisfazione comunque per il punto. Partita complicata, ha scritto su Twitter, piena di difficoltà, il punto è un mattoncino che mettiamo in classifica. Una giornata opaca con la Juve in svantaggio e con un rigore netto non fischiato Dani Alves, poi il pareggio di Bonucci. Il Torino invece vince in rimonta per 3-1 sul Palermo grazie alla tripletta tornado di Belotti, ora primo in fuga nella classifica dei marcatori a quota 22 reti. Al vantaggio rosanero di Rispoli risponde nel finale il gallo Belotti con 3 gol in 7 minuti. Il commento della gara affidato al centrocampista Daniele Baselli. Dobbiamo vincere a tutti i costi, anche se è iniziata un po' male, ci hanno fatto l'unico tiro in porta, ci hanno fatto gol, però mantenendo la calma e continuando a giocare siamo riusciti a portare a casa il risultato. A Belotti non ci può più dire niente, sappiamo quanto è importante per questo Torino, quanto è importante per la squadra e gli auguro di raggiungere più gol possibili, diventare capocannoniere quest'anno. Sicuramente ci proveremo a dare più palloni possibili per far gol. Anche perché lui segna. Anche perché tanto basta gli butti su una palla e lui fa gol. Da
Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Da quasi 50 anni ci dedichiamo al riscaldamento e condizionamento. Esperienza, competenza, pronta assistenza. E tante innovazioni, come le nuove energie rinnovabili a consumo zero, come il sole, il geotermico e le biomasse. Vogliamo farvi risparmiare rispettando l'ambiente. Appoggi Ugo. A fianco dei nostri clienti. Accettiamo le sfide per un futuro migliore. E da oggi Agenzia Riello per Alessandria, Novi, Valenza e Tortona. Tantissime le iniziative del Museo di Storia Naturale per il mese di marzo. Vi aspettiamo numerosi per andare a spasso nel tempo, una notte al museo per scoprire il vulcano e tante altre attività.